esce ancora tutti i giorni. Sì. Ci racconta un po' la sua giornata sul fiume. Ma io al mattino vengo qui, faccio la mia mattina, poi faccio la doccia e vado, tutti i giorni. Dov'è, fin dove arriva? Arrivo fino lì al confluente, però questa settimana è il terzo giorno e allora vado per gradi. Inizio con un percorso e poi lo aumento, perché sono tre giorni, ho cominciato lunedì. Eh sì, ci sono i problemi. Che problemi ci sono? Beh, i problemi dei livelli dell'acqua. Adesso quest'anno è andato ancora bene perché è aumentato, se no prima era un po' scarse. Che cosa si può fare? Non lo so. Lei che naviga il Ticino da tanti anni. D'altra parte l'acqua è diventato un bene prezioso e allora quelli che ce l'hanno la tengono da conto. Nemmeno Bruno Pucci, 94 anni, molti dei quali trascorsi sul fiume, sa come risolvere i malanni del suo Ticino. Come ogni mattina ha preso la sua canoa e noi l'abbiamo seguito per capire lo stato di salute del fiume azzurro. E ad aiutarci anche Guido Corsato, presidente della Battellieri Colombo. Il Ticino ultimamente ha avuto, dico delle peripezie, ma ha avuto interventi di poco conto da parte, presumo sia del parco che anche delle altre autorità che dovrebbero intervenire, ad esempio la pulizia delle pie dei ponti. Abbiamo il ponte della ferrovia, il ponte della libertà, che sono vicino alle cataste di legname e che queste compromettono la navigazione. Quindi il fiume soffre anche per questo, soffre per chi lo utilizza, per chi utilizza il barcè, chi utilizza l'imbarcazione, quindi si trova in difficoltà in questi passaggi molto delicati. Che, ad esempio, poi il fiume, avete visto che adesso oggi il livello è molto basso, se dovesse scendere ancora diventa quasi impraticabile la navigazione, quindi l'invito è anche che le autorità che hanno le competenze in merito ai livelli del Lago Maggiore ci sia questa sensibilità di dare più spazio, dare più acqua quindi a valle. Per il fiume Bello, cioè attualmente le acque sono molto limpide, quindi vengono vissute dai cittadini che utilizzano in modo pieno. Tanti sono i problemi, ma non mancherebbero le soluzioni, come la valorizzazione ed un miglior sfruttamento delle sponde del fiume. Certo, mancano delle attrezzature per il fiume, è inutile avere un fiume poi senza le attrezzature di contorno. Ad esempio spiagge che potrebbero essere utilizzate, abbiamo il Lido a monte del fiume, però a valle abbiamo il Ponte di Libertà, poi il Ponte del Coperto. Abbiamo ad esempio noi come la Battellieri una casa galleggiante che è a disposizione di chiunque volesse utilizzare il fiume, quindi con prendere sole, docce, eccetera. Questo è importante. E come Battellieri Colombo siamo molto determinati nel voler proseguire una strada di apertura verso la città, apertura verso quelle persone che non tutti conoscono la Battellieri. Noi siamo a disposizione sia per anche insegnare la voga, sia anche per coinvolgere nelle attività che facciamo, dal gioco delle bocce ad anche altre attività. Ecco, questo è il... Che iniziative avete per questi mesi estivi? Estivi abbiamo un torneo di bocce che faremo adesso a luglio e poi anche manifestazioni tutti sabato sera abbiamo sempre sul nostro terrazzo e anche sulla casa galleggiante faremo delle manifestazioni musicali con dei professionisti di alto livello. Ecco. La speranza che la nuova amministrazione possa affrontare di petto il tema Ticino. Del resto, la valorizzazione del fiume è tra i punti fondamentali del programma del sindaco Fracassi. Ecco, benissimo, noi siamo più che convinti che questa amministrazione, con i programmi durante la campagna elettorale, di promuovere l'ambiente, promuovere il fiume, e aspettiamo incontri con il sindaco Fracassi, che lo conosciamo bene, e senz'altro noi siamo disponibili a qualsiasi tipo di incontro per poter allargare a tutte le associazioni, a tutti i cittadini, che cosa? L'utilizzo del fiume. Quindi un intervento da parte dell'amministrazione più presente sia durante, non dico solo il Palio, durante tutto l'anno, perché senz'altro è uno specchietto che per i turisti e per la città è indispensabile. Quindi benvenga nuova amministrazione, noi siamo qui a disposizione sua, quando vuol venire noi l'aspettiamo.